Pokémon 151. Ormai è diventata una vera e propria ossessione perché voglio assolutamente finire la collezione. Tra l'altro non sono l'unico perché ho iniziato a far ammalare anche i miei amici. Ciao Pietro, come stai? Come stanno tutte le bustine che hai aperto, eh? Sono contento, abbiamo 32 anni quest'anno. Aprire le carte dei Pokémon, bravi, bravi. E allora oggi abbiamo un acquisto di Vinted da aprire e non solo, perché ieri mi trovavo a Modena. E mentre camminavo ho visto che c'era una libreria che vendeva prodotti di Pokémon. Al che sono entrato, come potevo non entrare a dare un'occhiata? C'erano tante cose e alla fine ho deciso di acquistare questo, l'album, ok, dove inserire tutta la mia collezione, più 4 bustine. Quindi oggi video completamente dedicato a Pokémon 151. Io direi di iniziare da questo pacco di Vinted perché so già cosa c'è al suo interno. Poi invece andiamo ad aprirci con calma l'album, ma soprattutto le bustine, dato che lì invece sarà una sorpresa. Quanto scotch, video ASMR, insomma. Ora, voi in post-produzione non l'avete visto, ma io ci ho messo 5 minuti buoni a togliere tutto lo scotch da questo pacco. È stata veramente un'agonia. Ok, sono già dritte. Quindi cerco di girarvele, provo a girarvele, perché non voglio veramente spoilerare, anche se forse avrete anche già capito di cosa stiamo parlando. Provo a fare così e a mettere anche via questo pezzo di cartone. Io vi dico che non avevo voglia di spendere tanti soldi per tante bustine, il tappetino e le promo. E quindi, dato che però all'interno della collezione io queste carte le volevo, ho deciso di acquistarle. E queste sono le promo che si trovano all'interno del Premium Pack, che costa abbastanza soldi. Devo dirvi la verità, sono un po' interdetto di fronte a delle carte metalliche. Non so se saranno belle, se saranno brutte. Dopo magari cerchiamo, anzi proviamo a farlo in diretta, cerchiamo di estrarle nel migliore dei modi, cerchiamo di capire come si apre. Questa è la carta metallica di Mew EX Gold. Pesa abbastanza, è abbastanza pesantina. Questa è appunto il retro. Non è male, perché comunque forse anche l'idea di avere una carta del genere potrebbe essere abbastanza figa, ma a me non piacciono le illustrazioni tutta carta così dell'EX. Cioè, non mi piacciono. Per quanto Mew sia sempre un bel Pokémon, questa idea secondo me non è geniale. Però una cosa ovviamente soggettiva. Chissà se si può mettere all'interno di una busta per proteggerla meglio. Magari dentro un top loader. No, forse dentro il top loader è meglio di no. E poi abbiamo le promo di Mew e Mewtwo. Vado prima su quella di Mewtwo perché è più semplice. È Mewtwo che guarda la città. Mi piace pensare che sia Celestopoli, con Mewtwo che esce dalla grotta ignota e va a controllare quello che invece è la civiltà. Mi piace pensare a una roba del genere. Oppure magari un Mewtwo dopo che è scappato dalle grinfie degli scienziati del Team Rocket o del Team Rocket stesso, va a vedere cosa fanno gli uomini. A tal proposito vi dico che sul canale c'è un video dedicato a mio Mewtwo, ve lo lascio qui sopra nelle schede, andatevelo a vedere perché è molto molto interessante. E infine questo Mew EX, che ovviamente la stessa carta, stessi effetti di questo qui, però con questa illustrazione, che quando ho visto la prima volta non mi piaceva tanto. E vi confermo che a me non piacciono le carte dei Pokémon quando ci sono tutte queste persone, non mi piace. Però mi piace molto il colore di questa carta. Cioè, il colpo d'occhio, vederla tutta colorata con il tramonto e Mew che va a vedere le cose, non mi dispiace. Non è un capolavoro, secondo me. Mi sono un po' ricreduto su questa carta perché all'inizio non la consideravo una carta bella. Però non è nemmeno bruttissima. Poi preferisco questa di Mewtwo, che è un po' più dark, ed è un Mewtwo che non ha contatti con le persone in maniera diretta. Però è anche la contrapposizione, no? Mewtwo, la solitudine, perché è diffidente, Mew invece la curiosità di andare a vedere quello che fanno le persone. Proprio una bella contrapposizione, secondo me, di queste due promo che ci sta alla grandissima. Ma queste carte dovranno essere contenute all'interno di un album, e quindi apriamo subito tutto questo. In realtà poi l'album lo andremo a completare off screen, non mi metterò qui a completarlo. Ho già messo in ordine in realtà le mie carte per numero di Pokédex, però le 4 buste voglio sicuramente aprirle qua. E quindi cerchiamo di aprire tutto senza fare danni. Ok, ci siamo riusciti
abbastanza tranquillamente, le buste rimangono qui, l'album è il seguente con la sua cordellina, è un album con le pagine nere, sfondo nero, poi lo vedremo un po' più nel dettaglio magari in un altro video quando vi farò vedere quelle che sono le carte che ho in questo momento di 151. Però poi per completare l'album bisogna passare dalla fortuna, e passare dalla fortuna significa per forza di cosa aprire questi quattro pacchi. E quindi pregate per me, perché l'altra volta abbiamo trovato Venusaur, veramente un bel pull, però ci manca ancora tanto, tantissimo, per arrivare a completare il Pokédex in maniera totale. Quindi cerchiamo di vedere che cosa succede. Io vi lascio il codice, mi sembra che vada a 1 il pull, forse è un'olografica. E infatti sì, si sentiva il tatto, tra l'altro l'olografica che mi manca perché voglio completare anche tutte le energie Cosmo Holo. Poi abbiamo un Seal, abbiamo un Doduo, io ovviamente voglio completarlo con le Holo Reverse di queste carte, quindi le comuni, detta come vuol detta, mi interessano abbastanza poco, le carte così, quelle un po' più comuni. Executor, poi abbiamo un Graveler. E dopo questo dovrebbero iniziare le Holo Reverse. Vediamo un attimo. Ok, esatto. Abbiamo un Magikarp, che purtroppo possiedo già Holo Reverse. Oh! Ragazzi, c'è già una bomba. C'è già una bomba. È il 177 di 165. Io credo... credo che sia un altro Venusaur, però non so se magari è Bulbasaur o Ivysaur. Credo che sia comunque un art rare, una secret art, quello che volete, della catena evolutiva di Bulbasaur. Quindi adesso sollevo questo Magikarp e andiamo a vedere. Invece no, è Machoke, è Machoke. È Machoke che comunque ci mancava. Ecco. Torniamo sul discorso di prima, non mi fa impazzire quando ci sono gli uomini, devo dire la verità, non mi piace questa cosa, però mi fa piacere trovare questa carta perché mi mancava e noi dobbiamo iniziare a puntare anche queste qui. E dietro di lei invece c'è una carta rara, semplicemente Moltres, però olografico, mi mancava anche lui, quindi questo è già un ottimo pacchetto per la collezione. Un ottimo, ottimo pacchetto. Tra l'altro Machoke che fa le pulizie, i traslochi, le faccende di casa, anche il camion, i traslochi di Machoke... come in apertura di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Bella citazione, devo dire la verità. Bella citazione, ma la carta sì, non mi fa impazzire tantissimo. Però queste ci mancavano, quindi tanta tanta roba. Per essere la prima busta di 4, peccato solo per Magikarp, perché Holo Reverse l'abbiamo già, però... insomma, direi che è stata una bella, un bel pacchettino, ecco. Anche perché lo sappiamo, i pool di 151 non sono belli, magari, come quelli di Destino a Paldea. Sono un po' più timidini, più difficile... trovare delle carte interessanti. Questa mi sembra un'energia normale e non Holo, e infatti è così, ormai ho sviluppato un tatto della Madonna. Ragazzi, ho visto qualcosa che brilla anche qui. Vediamo, ancora Doduo. Ma ripeto, sulle prime possiamo andare un po' più tranquilli perché non mi interessano. Cioè, cerco di fare un album fatto bene. Queste carte qui sono sì simpatiche, però le Holo Reverse sono comunque più belline. Haunter però mi mancava. Non lo apprezzo tantissimo. In realtà il disegno di Haunter non è nemmeno male. Anche l'idea di lui che guarda la città non è nemmeno malissimo. Però non mi fa impazzire. Gengar non mi piace per niente. Forse Haunter è il più bello della linea evolutiva in questo set. Oh! C'è già qualcos'altro. Ma che pacchetti ho preso? Ma che pacchetti ho... Questa però mi sembra un addestramento. C'è scritto la gioia, la tristezza e la rabbia. No, non è un addestramento. Non è un addestramento. Ah no, cavolo! Che cacchio è? Ah, il coso del Pokédex. Pensavo che fosse un'altra carta già... super guasta, invece è Dodre, non mi ricordo se ce l'ho oppure no, però io dietro vedo qualcos'altro, eh. Ok, potrebbe semplicemente essere un'altra Holo Reverse di tipo normale, infatti è Jigglypuff, che però forse mi manca,
E quindi dietro cos'è? Un holo normale? Ok, dovrebbe essere un EX. Dovrebbe essere un EX. Perché le stelline sono quelle dell'EX. Vedete, non so se riuscite, ecco, a percepire la foilatura. Andiamo a vedere. 40 di 165. Debolezza 2 per alla lotta. O Wigglytuff o Kangaskhan. Però sarebbe un peccato perché li ho già entrambi. E infatti è Wigglytuff. Peccato perché questa è la prima doppia che trovo. Ma c'era la catena evolutiva di Jigglypuff. È la prima doppia delle EX. Questa tra l'altro l'ho comprata su Vinted poco tempo fa. Avete visto il video. Però comunque per essere 151, un EX e una full art una dietro l'altra non è per niente male, dato che il pool è abbastanza imbarazzante. Andiamo con la terza e penultima busta di questo video. Andiamo a vedere che cosa si nasconde. Questa è tosta, sembra pesantino. Vediamo il tutto. Allora, il codice. Davanti l'energia che dovrebbe essere normale, e infatti è un'energia fuoco normalissima. C'è Voltorb, c'è Krabby, tra l'altro Voltorb è molto carina come immagine, Sandshrew, Seal, e tra l'altro fatemi sapere se siete interessati a una mia recensione, una sorta di tier list soltanto sulle immagini delle carte di 151. Abbiamo Sidra, abbiamo Kabuto, abbiamo Gloom, e forse iniziamo? Ok, iniziamo con Mac. Forse anche questo ce l'avevo già. Andiamo a vedere dietro Mac che cosa si nasconde. C'è un'altra holo reverse, quindi niente di che. Metapod, che forse mi manca però. E dietro a Metapod c'è un Aerodactyl. Questo invece purtroppo ce l'ho già, ma Aerodactyl è veramente molto bello. L'illustrazione di Aerodactyl è veramente molto bella. Ultimo pacchetto di questo 151. 4 pacchetti sono troppo pochi, finiscono troppo in fretta, ne vorrei aprire ancora tanti altri. Il codicino per voi, davanti l'energia, che è un'energia normalissima. Sarebbe bello un bel pull della Madonna come in occasione della prima busta. Vediamo, Squirtle, Lickitung, Venonat, PG, Arcanine, Kingler, dovremmo esserci, no, ce n'è ancora una, Snorlax, che mi mancava, peccato che non sia holo reverse. Ok, la prima holo reverse è Machop, questa dovrei già avercela, dovrei avere tutta la linea evolutiva, vediamo se c'è qualcosa di grosso, di pesante, no, c'è un'altra holo reverse che è Grimer, anche questo probabilmente ce l'ho già. Andiamo a vedere l'ultima carta, l'ultima è un'olografica normale ed è Raichu, e anche questo... Purtroppo ce l'ho già, eravamo partiti molto molto bene, poi ci siamo un po' fermati, dobbiamo tenere quel pacco per ultimo. Comunque dai, qualcosina di doppio sulle holo reverse, qualcosa di regular che mi mancava comunque per essere inserito per il momento all'interno del Pokédex, qualcosa che forse mi manca, devo controllare, qualcosa che sicuramente avevo già, questa è doppia anche questa, la prima doppia EX, poi vediamo se queste qua ci servono oppure no. Questa non ce l'avevo e queste due sono un po' le carte migliori, se vogliamo, di tutto lo spacchettamento, e sono arrivate alla prima busta. Moltres non è male, non sono un amante di Moltres, però non è male. Io come al solito vi chiedo un supporto, un mi piace, un commento, un'iscrizione, perché 20.000 iscritti è il nuovo traguardo da raggiungere su questo secondo canale.